Una Pasqua all'insegna della solidarietà per la Salernitana che con una delegazione ha incontrato i ragazzi, gli operatori del centro polifunzionale Chiara della Calce di Oiara. Un appuntamento che ha consolidato il rapporto con la struttura della frazione collinare di Salerno con il club Granata che aveva già ospitato allo Stadio Rechi una cinquantina di bambini. Sono sempre quelle manifestazioni a cui noi teniamo tantissimo e che cerchiamo sempre di poter aderire nel miglior modo possibile per far sentire la vicinanza anche della prima squadra della città. Qui adesso siamo insieme con tanti bambini e qui a Santa Chiara, alla casa polifunzionale di Oiara, e è bello insomma, portare un sorriso a questi ragazzi e soprattutto adesso che si avvicina anche la Pasqua e quindi donare appunto a questi ragazzi un po' di felicità, un po' di serenità. Con Avallone anche Terracciano e Minala, particolarmente contenti della calda accoglienza ricevuta, donando un pallone, una maglia e un gagliardetto della Salernitana. Grande soddisfazione per gli operatori e i gestori del centro che da anni sono impegnati quotidianamente per il quartiere con attività diurne e pomeridiane per i bambini delle elementari e le medie, con aule attrezzate con personal computer, ludoteche ed altri spazi comuni. L'incontro con la Salernitana è coinciso con gli auguri pasquali e la consegna delle uova ai ragazzi del centro. Già ci hanno chiamato l'incontro di Brescia e abbiamo portato circa 50 bambini, sempre con Patron Lodito che ci ha dato questa opportunità per questi bambini che è un po' difficile che loro vanno al campo. Ma cosa vuol dire appunto un centro polifunzionale come questo in una zona comunque difficile come questa di Salerno, questa di Oiara? Sì, è molto difficile, la zona collinare è difficile, però questo centro è nato nel 2004, facciamo parte del piano di zona che vengono segnalati sia dai servizi sociali e sì che le mamme li portano qua che facciamo laboratori dopo scuola, tutte le attività. Si apre alle 3:30 e si finisce alle 8:30 e ci abbiamo circa una quarantina di ragazze che lavorano nel centro.